Giovedì 28 febbraio 2019, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Buongiorno a tutti, eccoci qui di nuovo per il nostro consueto appuntamento con i protagonisti, con le storie che fanno grande la nostra città. Oggi parliamo di sport, oggi parliamo di uno sport magari non tanto conosciuto, molti pensano di sapere tutto, poi invece si scopre come al solito quando poi si parla con chi questo sport li fa di non sapere assolutamente niente, quindi è sempre meglio parlare con chi le cose le sa, con i professionisti di ogni campo. E in questo caso, insomma, lo vedete anche dal titolo che c'è sulla impressione, parliamo di pole dance, la pole dance che a tutti gli effetti è appunto uno sport, e lo facciamo con le nostre protagoniste di oggi, i nostri ospiti di oggi, Lucia Balestrieri, proprietaria, l'ideatrice di Live It Up, e Monica Biz, un'insegnante appunto di pole dance. Buongiorno, grazie di averci ospitato. Ma grazie a voi di essere venuti. Appunto, allora, da subito, cominciamo a smontare tutto quello che la gente crede di sapere, che invece, come al solito, non sa. Che cos'è la pole dance? Che cos'è questa strana disciplina? La pole dance è una disciplina sportiva, a tutti gli effetti una disciplina che unisce sport, danza, fitness, acrobatica, e il tutto con l'utilizzo di una pertica verticale. Quindi sfatiamo il mito della lap dance, sfatiamo il discorso dei nightclub, degli striptease. È una disciplina sportiva faticosa che li accomuna, però forse tutta la stessa cosa, ma insomma, allora anche l'elettricista che mette la luce per stare, chissà cosa vuol dire lap dance, invece non c'entra nulla, non c'entra. È appunto una disciplina sportiva, diciamo, anche molto complessa. Sono solito quando si fa di sport completi dice vai a fare il nuoto, che è uno sport completo, lo si dice sempre, e poi quando si vede cosa riuscite a fare voi attaccate a quel palo e a sovvertire ogni regola della fisica, della forza di gravità, e sarebbe da dire altro che sport completo, cioè si scopre che ci sono dei muscoli che non sapeva neanche che c'erano sui libri di anatomia, basta, no? Esatto, è vero. Infatti ci sono delle ragazze che fanno altre discipline anche faticose, e quando vengono a provare la pole dance dicono cavoli, ho scoperto muscoli che non sapevo di avere. Ecco, e tutto questo, insomma, per uno come me è motivo di fuggire, cioè io fuggo lontano da qualcosa del genere, invece no, tu dici è proprio questo il bello della pole dance. La sfida. Ma chi può avvicinarsi alla pole dance? Chi può iniziare a fare pole dance? Tutti possiamo fare questa disciplina, a tutte le età, senza discriminazione di peso e altezza, eccetera. È aperto a chiunque voglia sperimentare e alzare i livelli di autostima personali, perché il primo impatto che le persone hanno in una lezione di pole dance è innanzitutto mettere a nudo, diciamo, tra virgolette, visto l'abbigliamento succinto, il proprio corpo. Che però mi dice l'abbigliamento succinto che non è per sedurre. Assolutamente no. Ci serve il contatto fisico con la pelle all'attrezzatura e all'attrezzo che è il palo, e quindi vestiamo con dei calzoncini corti e un top. L'attrito della pelle del palo aiuta, certo. L'attrito che serve è per proprio, riuscire. È proprio necessario avere la pelle a contatto. Nei panni, no, di una mia ipotetica sorellona che arriva, insomma, siamo fratelli e sorelle, quindi abbiamo la stessa fisicità, li vede tutte belle, tonicissime, delle statue di marmo, e come fanno a scappare? Allora, non è come fanno a scappare, è che non è quello il fulcro della lezione, e le persone capiscono da subito che il corpo di un insegnante o il corpo di una persona, di un atleta, si differisce per altri motivi, voglio dire, per esercizi e esercitazioni che ha fatto negli anni. Non certo per venire a fare la lezione di pole dance, e da subito non c'è questo genere di importanza che l'insegnante stessa dà a questa lezione, perché sono talmente impegnate a pensare di come riuscire a fare determinati esercizi che quel
sentirsi a disagio, se per qualcuno può essere un disagio, il fattore fisico è l'ultimo dei pensieri. È molto interessante, Monica, che prima tu dicevi, la primissima cosa che hai detto, non hai detto vieni da fare il pole dance perché hai visto la soda, il di dietro, mi vengono dei muscoli. Quella è una conseguenza, è sicuramente una conseguenza di quello che è. Sì, certo, perché da prima le persone, l'essere umano dice no, non ce la posso fare, non riuscirò mai a fare una cosa del genere, ma lezione dopo lezione la persona vuole riuscire a fare un determinato trick, un determinato esercizio. Il fatto stesso che noi riusciamo a portare le persone a testa in giù dopo un anno più o meno di disciplina, di lavoro, sai, persone che solitamente magari fanno tutt'altro lavoro, chiaramente, quindi ecco, magari capisco benissimo cosa stai dicendo ed è molto interessante appunto capire come veramente mi state aprendo in realtà un mondo dove dire, chiunque davvero può avvicinarsi e fare quel piccolo passetto. Certo, sì. In realtà per lui è un grande passo ogni volta. Assolutamente. Quindi, ovviamente perché non è un grande passo da fare quel. Va bene, però non è l'insegnante neanche il potenziale del non è giusto. Questo il riferimento. Diciamo che ogni dire, persona no? Ha una propria soddisfazione da raggiungere, sì. No? In base alla propria età, ai propri limiti fisici. Vanno rispettati diversi. Di tempi anche, certo. Perché non tutte le ragazze o tutte le donne riescono a venire più volte alla settimana, per cui insomma in base a tutta una serie di fattori anche quel piccolo passetto, magari dopo 3-4 lezioni una prima persona che è appena arrivata si trova spiazzata, dice mamma mia ma in questo ambiente ma che c'entro, magari alla 3ª-4ª lezione comincia a capire la tecnica per salire, per arrampicarsi, comincia a vedersi diversa perché si vede più sciolta, questo crea comunque un meccanismo psicologico importante. E questo è. Ma anche un lavoro di gruppo, perché comunque all'interno delle lezioni si instaura anche un rapporto di amicizia con le persone e anche di tranquillità. Quindi non c'è nessuna competizione personale che possa portare una persona a dire no, io non ci voglio più venire. Ma questo non solo nella nostra scuola, certo. Questo è un discorso che noi abbiamo visto comunque nella community della pole dance, che è proprio una costante in tutte le scuole. Lucio, come ti è venuta questa idea? Cioè, ormai è un po' di anni che hai aperto questa scuola, come ti è venuta? E quest'idea, come tutte le cose, questo progetto è nato per caso 6-7 anni fa. Non facevo sport, non facevo granché, dopo tu una... Tu non facevi sport 7 anni fa? Tu non vedi la sportiva 7 anni fa? No. Quindi, no. Di assolutamente. E, parlando con delle amiche, eccetera, ho detto però, insomma, sono anni dopo la gravidanza, di qua e di là, come faccio a rimettermi un po' in forma? E, è venuto fuori il discorso della pole dance, mi sono iscritta a una scuola a Milano, l'ho frequentata per un annetto, poi si sono creati dei presupposti a Rozzano, dove ho questo studio adesso, e ho detto provo, al massimo cosa ho da perdere. Ecco, dacci le coordinate appunto della tua scuola, come fare a raggiungerli. So che i corsi sono sempre aperti, dopo sì. Man mano i corsi ci sono, vabbè, intanto i corsi da noi ci sono tutti i giorni, dal lunedì al sabato, in fasce orarie differenziate, pausa pranzo 19:20, sabato mattina, quindi è difficile anche per la persona più impegnata non trovare una fascia oraria in cui riuscire a venire. Si può entrare nei corsi anche ad anno iniziato, c'è un turnover poi di gente che arriva ad un certo livello e passa poi al corso intermedio e quindi c'è un giro. E come si arriva da noi? Siamo a Rozzano, siamo in Viale Isonzo al 30, arriva il tram, il 15, comodissimo, c'è la fermata Isonzo, siamo di fronte al centro commerciale Fiordaliso. Appunto, come dicevo, è nata questo primo studio nel 2013,
Poi un anno e mezzo fa c'è stata l'occasione di prendere un altro locale un po' più grande, un capannone, quindi con delle altezze importanti dove sono state aggiunte discipline come tecniche aeree, quindi. Infatti, adesso qua non vi siete fermate al palo, No, appunto, vi siete fermate al non ci palo. fermiamo mai, l'età non ci ferma a noi. No, mi avete detto un capannone. Quello interessante è questo, dicevi. Con grande altezza, ma siamo inventati artificialmente, avete portato altre discipline che hanno bisogno di queste altezze, Sì. no? Il principio è sempre quello dell'acrobatica, della forza di gravità, quindi cioè, comunque il concetto è sempre quello. Sì, A cui voi avete dichiarato guerra da tempo, sono la forza di gravità, c'è qualcosa che voi. assolutamente. Ah sì, ragazzi, non si scherza. E dunque, abbiamo questa disciplina che è tecniche aeree, abbiamo dei cerchi appesi al soffitto, dei tessuti, abbiamo. Vediamo, credo questo sia appunto il nuovo Sì, questo è il spazio nuovo di cui spazio, parlavi. abbastanza polifunzionale, quindi c'è una parte dove abbiamo 10 pali, poi dove vedete i materassi rossi c'è tutta la parte di aerea, quindi c'è un trapezio, c'è una corda aerea, dei cerchi e un tessuto. Ecco, quello del tessuto mi interessa molto, cioè quello è un lungo tessuto Un su drappo di cui ci 15 si può metri, ci si arrampicare arrotola e ci si e scende. srotola, faticosissimo, Molto non. interessante. Sempre diciamo arti abbastanza acrobatiche, vabbè, forse il cerchio e il tessuto sono più conosciuti nel Cirque du Soleil, in Sono questi arti ambienti circensi. Io la circensi. mia piccola nipotina brasiliana la facevo in casa, quindi faceva questa cosa Monta sua che assurda. aveva una bella altezza in Sì, casa. infatti, Cioè. è angosciante vedere buttarsi due giù Quindi. anche. Ecco qua, vediamo anche appunto i pali di Sì. cui parlavi prima. Sì. Insomma, diciamo. Ecco, Quindi tutti tutti possono. possono fare pole, dai bambini, bambine, 6 anni, 7 anni, Ecco, come possiamo fare appunto, tu parli di bambini di 6-7 anni, insomma non è facile far spiegare magari, far capire ai genitori a volte, che magari stiamo parlando di uno sport, non stiamo parlando di andare ad ammiccare o a sì, fare la c'è. sexy gattona sul palo. Come possiamo fare C'è. appunto, per sfatare Ma questi allora, in questi falsi. 2 anni già qualcosina è migliorata. Noi all'interno dell'associazione, vabbè, abbiamo reso un'associazione, diciamo, polisportiva e da 3 anni, forse questo è il quarto, abbiamo creato anche dei corsi che non c'entrano nulla con la pole dance. Abbiamo creato dei corsi di scherma per ragazzi. E quindi alla mattina e in vari pomeriggi ci sono delle pedane dove i ragazzi lavorano, è fatto assolutamente a livello agonistico, quindi ci sono gare nazionali, regionali, eccetera. Abbiamo una quarantina di bimbi, ragazzini iscritti, e questo ci ha permesso comunque di far capire sul territorio che arrivano genitori, portano i bambini a fare scherma, quando i bambini vanno via, La togliamo combinazione funziona. Far le pedane. Sì, toccare queste discipline che aiutano non poi a c'entrano farle nulla. capire. Comunque l'Evitap è Esatto. una polisportiva, quindi fa diversi sport. Poi vabbè, ci sono bungee, ci sono corsi di yoga, ci sono altre cose. Però diciamo che il nostro cavallo di battaglia, noi nasciamo come scuola di pole dance, Che ok? adesso dobbiamo trasformare più caro, non è una prerogativa di voi, femminucce, visto che anch'io, io no, nel senso io esteso come maschio, Però quando t'aspettiamo, eh? sì, vabbè, con la rotola Esatto. sul palo, però anche i maschietti possono giusto fare pole Tutti, sì. dance. Vai, Moni. Che tipo di attività è in quel caso? È un'attività, immagino, molto fisica a quel punto, forse ancora più, oppure in realtà Non è non vero, c'è non tanta è attività. assolutamente vero, perché ci sono maschi che comunque arrivano da percorsi di danza o che comunque prediligono lezioni magari più danzate. Esistono da noi anche lezioni con i tacchi. Lezioni sportive, quindi magari più fitness concentrate sulla forza e su trick di forza, ma cioè, Indipendenti, sì, assolutamente. indipendenti, ecco, insomma, sono ormai un po' di anni. Sì. Le grandi soddisfazioni che hai avuto, quali sono, Lucia? Beh, allora, a parte il numero di iscritte, che insomma direi che quest'anno ci aggiriamo intorno alle 190 ragazze e considerano l'ambiente davvero una famiglia, perché
perché arrivano, creano amicizie, si allenano insieme, vengono a fare degli allenamenti liberi, vanno a fare vacanze insieme, quindi si è creato proprio un ambiente, diciamo, felice, ecco. E questa è una bella soddisfazione, essendo partiti da un progetto che, voglio dire, nessuno ci credeva, cioè, mi davano 2 lire, fondamentalmente. E quindi questo è per me la soddisfazione più importante. Dicevo, parlando di attività sportiva, parliamo quindi di un'attività che ha poi va quindi dei campionati. E esatto. Sulla sua, immagino anche giusto. Poi ci sono dei campionati, c'è una federazione, ci sono dei campionati che sono improntati più sulla parte sport, più su magari una parte artistica. Ci sono campionati dove si fanno gare esclusivamente sui tacchi, quindi un pochino sui più tacchi. Sui tacchi, quindi la parte exotic. Già non bastava il paro la forza. Ci abbiamo aggiunto i tacchi. Di 25. Oltre alla difficoltà a camminare, c'è anche il peso, perché una scarpa pesa. Esatto. Quindi pesi anche un po'. Sì, noi come associazione sportiva quest'anno è il secondo anno che organizziamo una di queste competizioni, verrà fatta ad aprile, sempre nel nostro locale, e quindi verrà allestito un palco, americane, luci, eccetera. E, un'esibizione. Alcune delle nostre ragazze hanno avuto anche delle loro belle soddisfazioni come primi posti in varie competizioni. Sono sicura che tu provi delle belle soddisfazioni, perché so che insomma da Rozzano a London meno low cost, non lo so, ancora non ci credo. E si aprirà a Londra quando quelli donna ci vogliono sbattere via, praticamente ci vogliono. Beh, insomma, scelta in tempistiche con Brexit pazzesca. Cosa vuoi fare a Londra? E apro un'altra scuola di pole dance fra 16 giorni. C'era bisogno di noi italiani che andavano. C'era bisogno di noi italiane. Sì. E adesso ho capito anche la difficoltà ad aprirla, che è un anno. Vabbè, in parte. Ma diciamo una cosa, qua sembra che siamo sempre noi italiani che fanno fatica. È un anno che faccio la scuola avanti e indietro. Allora, vabbè, il primo elemento difficilissimo è trovare i locali adatti. Perché e c'è. Ma a parte pagarmi in sterline, cioè pagare degli affitti stratosferici, e quindi questa è stata la parte più dura. Perché a Londra? Perché comunque cercavo qualcosa fuori dall'Italia per avere altre opportunità, e per fare altre esperienze, perché purtroppo la mia mente non si ferma mai. Saranno le troppe ore a destra e giù. Vedi, troppo sangue. Ma insomma, altro motivo per che fa vedere che fa bene fare la potenza. Quindi il 16 marzo tutte noi saremo là, perché comunque la scuola sarà una scuola made in Italy. Quindi, vabbè, pali italiani, formazione italiane, teachers italiane. E questo ci permetterà di differenziarci da quello che c'è là. Dal sentore come sta già rispondendo la City? Bene. Sì? Sì. Arriviamo noi. Arriva facciamo. Sì. Beh, poi molte scuole sono più collocate verso est. Insomma, secondo me noi abbiamo cercato una zona un pochino più a ovest, con delle caratteristiche un po' particolari. Quindi... noi ci crediamo, eh? Bene, allora insomma, seguiteci. Non ci fermiamo mai. Seguire tutto, la parte non ci fermiamo mai. Su Londra, quindi va benissimo, ci mancherebbe. Siamo ben contenti di seguirlo. Ricordiamo delle coordinate della scuola e come fare a iscriversi, se uno si vuole iscrivere in questo periodo, come può fare. Allora, la scuola si trova a Rozzano, in Viale Isonzo 30. E per iscriversi si può telefonare, vabbè, intanto noi consigliamo sempre una lezione di prova, quindi la prima cosa è telefonare e fissare una lezione di prova, dopodiché insieme Fabio, aspettiamo che ci chiami, dopodiché insieme si studia una volta fatta la lezione e insomma capito che si vuole cominciare un certo percorso, si sceglie insieme una tipologia di abbonamento più adatto alle proprie esigenze, alle proprie tasche, al proprio tempo, perché insomma si guardano tutte queste cose. Allora, cioè, siamo quasi in chiusura, dobbiamo smontare tutti i vari pregiudizi che ci sono sulla pole dance. Il primo da smontare qual è? La pole dance non è la lap dance.
Signori mariti, ricordatevelo, mandateci le vostre mogli, venite anche a vedere, venite anche voi a provare. Esatto. Vi renderete conto che non c'entra assolutamente niente con la lap dance. Monica, te immagini, insomma, ogni volta che mi giro a dire sono un insegnante di pole dance, insomma, uomini felicissimi scoprire questa cosa, però tu devi spiegargli poi tutto, anche perché è la stessa domanda. Ma cerchiamo anche, guarda, in verità, non ce n'è bisogno, nel senso che le persone che mi incontrano capiscono anche che il lato ludico non c'è proprio di personale mio, magari di espressione, eccetera, ma al di là di quello, quando dico che sono un insegnante di pole dance, mi dicono tutti, ah wow, per come sono strutturata io fisicamente diventa difficile pensare che io sia una ballerina di qualche locale, ecco. E quindi si capisce già da subito che nella pole dance c'è un approccio ginnico, sì, e non ludico, che è ben diverso anche come strutturazione proprio fisica. Da possiamo commentare una disciplina, sì, sportiva. Sì, ti dico una cosa che non so se può essere divertente o ci può far pensare. In questi anni sono venute circa un migliaio di ragazze a fare prove, eccetera, e qualcuna, dopo aver fatto la prova, mi ha detto bello, bellissimo, eccetera, però devo chiedere a mio marito il permesso. Allora non sei nel posto giusto, ok? Siamo ancora lì, bisogna forse allora lavorare su ben alto e non sul sfattare i falsi miti della protesta. Esatto, c'è ancora tanto lavoro, tanto è stato fatto. Ma anche perché ricordiamo che dentro la disciplina della pole dance c'è forza, flessibilità, danza, cioè ci sono fattori che non c'entrano, non hanno nulla a che fare con una ballerina di locale, ecco. Sì, che poi altro, cioè nulla un lavoro, vieta una ballerina, cioè, di un locale di venire a fare, no, assolutamente, cioè, voglio assolutamente dire, però sono insomma lavori ben distinti. Sono lavori ben distinti, sono cose ben distinte. Sì, certo, sì. Perfetto, allora ragazzi, io vi ringrazio tantissimo di essere stato qui con noi oggi, in bocca al lupo per l'apertura prossima. Grazie. Ricordiamo poi che invece ad aprile c'è un grosso evento, vero? Exotic Generation Italy, che è questa competizione sui tacchi, però tutti a vedere la bravura e i fisici di queste ragazze che sono spettacolari. Il 6 aprile nella nostra scuola allestiremo. Sotto la diretta comunque trovate tutti i riferimenti alla scuola, i tag, quindi potete scrivere tranquillamente, trovare tutto quello che serve per avere tutte le informazioni necessarie. Grazie. Io davvero, Lucia, ti ringrazio tantissimo. Grazie a te. Grazie per averci invitate. Avete visto anche, mentre parlavamo appunto, le foto di quello che si può riuscire ad arrivare a fare. Beh, io si parte appunto dalle piccole cose, come diceva prima Monica, e ogni volta ogni step è sempre una grande conquista. Grazie mille davvero di essere stato qui. Grazie. Grazie mille. Grazie a tutti che ci avete seguito. L'appuntamento torna come sempre domani alle 12.30, sempre qui in diretta su Milano News con una nuova puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci.